La sindrome d'appuntamento è una tematica stradale molto diffusa, ma molto poco conosciuta e studiata, quindi abbiamo realizzato un video apposta per approfondire l'argomento. I problemi con le rotonde in Italia invece sono molto conosciuti e li vediamo ogni volta in un video di Bad Drivers of Italy, quindi abbiamo realizzato la guida definitiva al comportamento in rotonda con tutti i dettagli del caso. Trovate questi nuovi video in descrizione e sul nostro secondo canale Dashcam e Sicurezza. Rai Radio 1, sapere subito, capire meglio. Che qualità! Quando si accende cambia tutto, Bruno, anche le prestazioni. Ma ce la fai? Ma? Il taxi? Grandi, grandi. Ma tranquilla, non ce l'hai lo stop, eh. Cazzo! Porca troia! Dove cazzo vai? Smetti. Porco. Vabbè, ho capito, si capisce. Ma cosa fa quello? Vabbè, ha fatto la Torino, stai tranquillo. Però vedi, entrambi abbiamo sorpassato questo sbocco di merda. Che poi passa col rosso. Ok. Oh, Ciccio. Perché uno magari vendeva la sua stanza, come diceva Fabio, una stanzetta, uno studio, a $50. Madonna, questo. Ma io guarda te. Tipo anche mio nonno le aveva fatto un disegno. Minchia. Start recording emergency video. Ma scusa. Da Amazon. Allora 5 Sì, perché ti dai il lasso di tempo dalle testa di cazzo, figlio di puttana. Mi ha battuto una dichiarazione, dicono. Magari che il cliente aveva detto queste cose. Parla al forum di Cernobbio, si parla di digitale e chiaramente sta leggendo, ovviamente. Bella rabbia, cerca un'arma immaginaria. Poi crescendo ho capito, giovenivo. Che cazzo fa questo? Ma porco! Volevo dar voce.
stai fuori! È così che si crea un grande insieme di attività preziose, utili, replicabili, che però nessuno fa. Pezzo del mezzo, e se invece le facessimo tutti? Muoviti, pirla di un giapponese, guarda! Sei proprio un giapponese, cazzo, veramente, io non so. Più ma sto idiota, ma sei proprio un coglione. Italia-Croazia con il 7 bello, quindi una cosa che vedo che conosci la parola. Croati e serbi difficilmente sbagliano qualche disciplina, sono forti a qualsiasi cosa. Che poi a volte, anche se poi non è che sono le persone che ti conoscono meglio veramente, perché magari hai costruito degli altri rapporti nella tua vita. Ma hai visto? Thank you.
paga cazzo che... Tutta l'autostrada per Venezia sono tutti clienti da Apple. Eccoci là. Ti metto su Bad Drivers, mamma mia. Rincoglionito, guarda! Be first, don't trust.